Una giornata di, diciamo, di divertimento, non è una giornata di lavoro intesa proprio strettamente al lavoro da deputato. Senta, lei ha letto l'intervista a Currò di ieri? Che Sulla stampa, sì. Che cosa ne pensa? lui avesse questa idea lo sapevamo tutti da tempo, l'aveva esternato già da tempo. Che facesse un'uscita sul giornale così plateale non ce l'aspettavamo. Però è una sua opinione. Isolata? Francamente sì. Così tanto schierata e isolata. Lei è anche deputata, giusto? Sì. Deputata, il nome possiamo chiedere? Terzoni Patrizia. Patrizia Terzoni, Sempre delle Marche. sempre marchigiana. Della posizione di Currò, che cosa ne pensa? Si conosceva la sua posizione e è stato colui, come ormai sanno tutti i giornali, che ha proposto per la fiducia a Bersani e la sua idea però non è passata perché su 109 solo lui e, se non mi ricordo, un altri due avevano detto di sì alla sua proposta. Non gli è andato giù, però in un movimento democratico funziona così, la maggioranza vince. Ha esternato la sua opinione. L'ho fatto, va bene. Senta, voi state insistendo molto sulle commissioni parlamentari, che bisogna farle partire immediatamente. E dall'altra parte, PD e PDL dicono che se non conosciamo ancora chi è maggioranza e chi è opposizione, non si può andare. Allora, questo loro lo dicono perché si vogliono fare uno scambio di poltrone, perché loro vogliono le presidenze, mentre noi invece vogliamo lavorare. Non ci interessano le poltrone, vogliamo il bene dell'Italia e quindi vogliamo iniziare a lavorare, non ci interessano. A loro purtroppo interessano le poltrone e infatti si è visto che gli unici contrari sono PD, PDL e Scelta Civica. Una critica che vi viene fatta è che siete l'unico gruppo che ancora non ha presentato disegni di legge in Parlamento. Allora, presentare le proposte di legge quando le commissioni non sono partite significa tenerle in un cassetto. Quindi nel frattempo noi ci stiamo lavorando. Gli altri partiti l'hanno consegnate, ma hanno consegnato tutte proposte di legge già che avevano fatto in precedenza. Quindi hanno semplicemente ripreso quelle chiuse nel cassetto e le hanno richiuse in un altro cassetto. Noi invece ci stiamo lavorando e poi non so se avete visto, siamo andati anche a incontrare i vari ministri, Catania, Clini e Balduzzi per il caso AGM. Siamo riusciti a metterli in accordo tutti e tre, anche ieri si sono incontrati tutti e tre per seguire quella linea politica che è la clausola di salvaguardia che hanno già fatto 8 paesi europei per fermare la coltivazione di OGM in Italia, perché sapete tutti che ormai ci sono 50.000 sacchi fermi in Italia pronti per la semina. Senta, le sembra normale che lei alla Camera, invece che il capogruppo al Senato, venga smentito un giorno sì, un giorno no, adesso apriamo l'ombrello, venga smentito un giorno sì, un giorno no dal vostro leader, portavoce nazionale? Eccoci qua. Può ripetere la. Dicevo, le sembra normale che il capogruppo al Senato venga smentito, non dico quasi quotidianamente, da Beppe Grillo sulle posizioni politiche? Cosa c'è che non...